Beh, intanto perché il mio compagno qui ha vissuto tutte le estati da quando è nato, quindi considerando che ha 57 anni quasi, cioè sono 57 anni che viene qui. Io sono sempre venuta in questi anni per lavoro, eccetera, eccetera, ma dal 2012 al 2019 ho visto un cambiamento totale. Secondo me il successo di Rimini è meritato proprio anche per il suo sviluppo culturale, perché è una città che non offre solo il turismo, ma offre tantissime altre cose. E quest'estate, insomma, non voglio dirlo troppo forte, ma spero torneremo a respirare anche la grande musica, i balli sulla spiaggia, gli aperitivi, insomma, tutto quello che ci è mancato in questi 2 anni e mezzo. Per quanto ci riguarda, noi veramente facciamo questi incontri, e l'incontro in presenza è sempre molto bello e intimo, ma è anche bellissimo perché comunque siamo stati abituati poco all'incontro in presenza, e il fatto dello smart working ci ha creato non pochi problemi. Quindi anch'io stessa, avere il contatto col pubblico ha per me un altro tipo di emozione. Ecco, questo sicuramente. Faremo un grande lavoro e andremo anche alla Beach Arena, perché insomma, un po' di movimento ci vuole, soprattutto all'aperto. Secondo me, le discoteche all'aperto riscopriranno una nuova era. Comunque Rimini ha avuto il suo rinascimento, perché il Museo Fellini lo testimonia. È un museo bellissimo, un museo che tutti, secondo me, quando lo possono vedere, lo conoscono, quando vengono dicono: ma è incredibile, è stupendo. Quindi, e soprattutto Rimini è una città molto democratica dal punto di vista turistico, cioè qui puoi venire e c'è un'opportunità per tutte le tasche. Questo a me piace di Rimini, che può venire quello che, non so, va nella pensione familiare, come quello che vuole fare la grande vacanza. Non esiste un classismo, ma qui possono venire tutti e tutti possono stare bene. Questa è la grande forza di Rimini. E il fatto che in questi 2 anni noi abbiamo, diciamo, messo dei semi che sono diventati degli alberi e tutti ci conoscono, per noi devo dire, un grande orgoglio. Quindi aspettiamo questi personaggi che conoscono le terrazze della Dolce Vita. Saremo molto improntati anche nel cinema, perché quest'anno, insomma, col Museo Fellini ha bisogno anche di essere comunicato per la sua bellezza. È una cosa straordinaria. Noi a Citofonare Rai 2 abbiamo mandato Massimo Canoleta, che è rimasto estasiato dal Museo Fellini. Se ne parla, però non è, cioè, comunicarlo attraverso video. Ci sarà anche un turismo, secondo me, che verrà a Rimini per il Museo Fellini, non solo per le spiagge, per gli ombrelloni, che quello è consolidato.